I dati intestatario identificano il proprietario del dominio, cioè la persona fisica o giuridica che chiede la registrazione di un dominio e ne ottiene l'assegnazione. L'indirizzo email di riferimento di tali dati, cui sono inviate tutte le comunicazioni relative al dominio, può essere modificato online in completa autonomia, a eccezione dei domini con estensione .fm. In questo tutorial ti mostrerò come fare. Per iniziare, collegati alla pagina managehosting.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username Aruba, la password associata e accedi. In corrispondenza del dominio su cui vuoi effettuare la variazione, clicca Gestisci e poi Dati intestatario. Nel caso in cui i dati intestatario non coincidano con i dati anagrafici, è richiesto l'inserimento obbligatorio del codice di autorizzazione, reperibile attraverso il pannello di controllo del dominio, dalla sezione Dominio. Una volta recuperato il codice, inseriscilo nell'apposito campo e clicca Sblocca. Noterai come tutti i campi del modulo risultano sbloccati e modificabili. Inserisci il nuovo indirizzo email valido e funzionante nel campo Email. È possibile porre nello stato Transfer Lock il tuo dominio. In questo modo, nei 60 giorni successivi all'avvenuta modifica, non sarà possibile trasferire il tuo dominio presso un nuovo provider. Questa opzione è valida per tutte le estensioni di dominio, tranne .eu, .es, .de, .co.uk, .org.uk, .us e tutte le altre estensioni geografiche, cctld. Abilita il checkbox indicato nel caso tu non voglia porre nello stato Transfer Lock il tuo dominio. Poi clicca su Salva le modifiche e infine Conferma modifica. I dati intestatario sono stati modificati correttamente. A questo punto rimane da validare il nuovo indirizzo email. Apri la comunicazione ricevuta con oggetto Importante, verifica i dati di contatto del tuo dominio e clicca sul link presente all'interno della comunicazione. Dalla finestra che si apre, clicca su Verifica dei dati per concludere la procedura. I tuoi dati di contatto sono stati verificati. Ti informo che in caso di domini con estensione .com, .org, .biz, .net, .info, .co.uk, .org.uk e nuovi .gtld, dopo la modifica dell'indirizzo email di riferimento, è obbligatorio confermare i tuoi dati di contatto rispondendo entro 15 giorni dalla ricezione alla email di conferma dati di contatto, inviata dall'Authority all'indirizzo di riferimento dei dati intestatario. In caso contrario, il dominio verrà sospeso e non sarà né visibile né modificabile. Nel caso in cui l'indirizzo email risulti già validato in precedenza, la richiesta di convalida dall'Authority potrebbe non essere inviata.